La Locanda della Tormenta presenta Cool di Valusia, l'abisso tenebroso. Ciclo di Cool, volume 4. Buon ascolto. Uno. Tradimento a Camula. I freddi occhi di Cool si rannuvolarono quando l'alto guerriero Bruno si precipitò nelle sue stanze private, dove se n'era stato oziosamente seduto a bere vino di loto e a guardare dalla finestra del palazzo le nuvole bianche che veleggiavano nei mari azzurrini del cielo. Fatta eccezione per un kilt di cuoio, quel guerriero era nudo come la lunga spada di ferro che stringeva nel pugno pieno di cicatrici, e il suo volto, di solito immobile, era nero per la rabbia. Cool sospirò e posò il bicchiere. C'erano periodi in cui Cool, benché amante della guerra, provava desiderio di serenità e di pace, e le aveva quasi trovate a Camula, perché quella città di sogni e di piacere, fatta di marmo color della neve e di lapislazzuli, appollaiata sulla cima di una montagna, era oziosa e languida come un sogno. I giorni che vi aveva passato erano stati rallegrati da piaceri sonnolenti, una cosa diversa da tutta la capitale, sempre in tensione per complotti e controcomplotti, fazioni e intrighi. Qui al nord, a Camula, città di sogno fra le verdi montagne della Zalgara, tutto era pace e piacere. Ma adesso... Cool! Mi farò giustizia! Assassinio! Tradimento! Cool sospirò di nuovo. Conosceva quei pitti selvaggi che erano gli alleati e i mercenari di Valusia. Capiva bene la furia cieca che dorme dentro di loro come in tutti i veri barbari, e che, del resto, dormiva nel suo stesso petto, perché Cool, ora re di Valusia, era un selvaggio nato nella primitiva Atlantide, al di là dell'oceano, e il barbaro sanguinoso era sempre presente sotto la patina di cultura che la vita valusiana aveva steso su di lui. Con gli occhi gelidi, grigi come il ghiaccio, studiò il guerriero, che brandiva la spada vibrando di furia appassionata. «Per migliaia di anni il popolo delle isole è stato a fianco degli uomini di Valusia!» E adesso i miei fratelli tribali possono venirmi strappati dal fianco da assassini acquattati nel bel mezzo di un palazzo valusiano! Cool sobbalzò e si fece attento. Che dici, Brul? Che pazzia è? Uno dei miei guerrieri? Chi l'ha preso? Valka solo lo sa! Stavamo parlando insieme nella sala! Grogar era appoggiato a una di quelle colonne di marmo color pesca! Io giro la testa verso Monarto e... Zip! Grogar è sparito, svanito nell'aria, e nella sala vuota echeggia solo il suo urlo di terrore. Le sopracciglia di Cool si aggrottarono in una ruga pensierosa. Qualche lite fra lui e i suoi compagni. No, re! Grogar era simpatico a tutti. Un marito geloso, allora. Grogar non ha mai guardato le donne valusiane, che sono troppo molli e svenevoli per lui. Tranne una o due di quelle grassone d'osteria, e quelle là non hanno certo marito. E non poteva digerire questa gente delicata e sognante di Camula. Bah, pativa persino il semplice odore del profumo. E poi, Cool, questi camulani odiano i pitti, noi lo sappiamo, possiamo vederlo nei loro occhi quando ci guardano. Cool soffocò una risata sgarbata. Tu sogni, Brul, questa gente è troppo indolente e raffinata per odiare qualcosa. Tutto quello che fanno è cantare, amoreggiare, far feste, bere vino e comporre versi. O forse pensi che un omaccione come Grogar sia stato rapito dal giovane poeta Taligaro o dalla delicata danzatrice Zareta o dall'elegante principe Mandara in persona? Brul guardò il re con aria scontrosa. I suoi occhi azzurri mandavano lampi. Sapeva di essere stato preso in giro. Ringhiò e sputò sulle lastre di marmo venato di rosa. «Io non so chi è stato l'assassino, né come o perché l'ha colpito! Ma ti dico questo, Cool!» Attento, stai attento! Qui, nella molle Camula, si nascondono cupi tradimenti e assassini sanguinosi. Due. Ferro insanguinato. Cool il re e Brul della Lancia percorsero insieme il corridoio.
Il re aveva chiesto che gli venisse mostrato il luogo dove Grogar era scomparso così misteriosamente. Brull faceva strada attraverso sale riccamente tappezzate di tende dorate e corridoi serpeggianti nelle cui nicchie c'erano statue di alabastro e grandi vasi di giada pieni di fiori. Il profumo di incensi rari provenienti da turiboli d'argento cesellato riempiva l'aria. Dappertutto c'era la testimonianza di una cultura d'alto livello ormai divenuta debole e degenerata, sull'orlo della corruzione. Nelle sembianze esteriori i due uomini erano diversissimi. Kull torreggiava come la statua di un eroe, coi muscoli possenti, le spalle larghe, il petto taurino, drappeggiato in vesti variopinte di broccato che spendevano in una confusione di scarlatto e porpora, con il manto intessuto di fili d'oro e d'argento, gemme che splendevano dagli anelli alle dita, dai bracciali d'oro, dall'elsa e dalla cintura della spada, al sottile cerchietto d'oro rosso che gli cingeva la fronte, tempestato di magnifiche e splendide opali. Aveva proprio l'aspetto regale, Kull. Dritto come una lancia, agile come una tigre, impassibile come un dio. La chioma nera gli arrivava fino alle spalle, ruvida e ispida come la criniera di un leone. E i suoi occhi bruciavano, freddi come il riflesso della lama vista da dietro a uno spesso strato di ghiaccio trasparente. Brull era più sottile, meno massiccio, di altezza media. Il suo fisico snello era modellato secondo la simmetria e l'economia selvaggia di una pantera. La pelle era bruna, abbronzata dal sole, segnata qua e là dalle macchie più chiare di cicatrici terribili, dovute a vecchie battaglie e a guerre semidimenticate. Nemmeno un solo gioiello guastava la dignità guerresca di quel barbaro sprezzante del lusso. Addosso a lui c'erano soltanto cuoio scuro e acciaio. I due uomini erano diversi, ma si somigliavano nel passo agile e felino, nella posa sempre attenta, nella naturale maestosità dei movimenti e in quell'intangibile aura di barbarie primitiva che circondava sia il selvaggio seminudo sia il re sfarzosamente vestito. «Ci trovavamo nella sala delle gemme, io, Grogar e Monarto. Avevamo appena finito il nostro turno e stavamo scherzando. Grogar si era appoggiato alla colonna che ti ho detto. Io mi sono voltato a dire qualcosa a Monarto. Mentre lo facevo, Grogar si era addossato al muro con tutto il suo peso e ho udito un grido soffocato uscire dalle sue labbra. Mi volto e non c'è più. Abbiamo solo il tempo di scorgere uno squarcio di tenebra simile a una gigantesca bocca spalancata, di sentire un refolo d'aria terribilmente fetida che pariva provenire da un carnaio. Ed egli era sparito, quasi che la parete fosse diventata viva e l'avesse ingoiato. Un pannello segreto. Brontolò Kull con ira, mentre si guardava in giro, sospettando tradimento a qualsiasi ombra. «Qualche dannata apertura a scatto! Deve aver toccato accidentalmente la molla, averla fatta scattare ed esserci caduto dentro!» «Può darsi! O forse un assassino era nascosto dietro la parete! Non abbiamo visto molto! Monarto ha sguainato la spada e l'ha infilata nell'apertura, in modo che il pannello non potesse richiudersi del tutto!» Abbiamo fatto forza tutte e due insieme, ma non siamo riusciti a farlo cedere. Così ho lasciato Monarto di guardia, con la spada incuneata nella fessura, e sono venuto subito a cercarti. Entrarono nella stanza, chiamata Sala delle Gemme, a causa delle pareti incastonate di pietre preziose che raffiguravano una quantità di incidenti amorosi delle vite di eroi leggendari. Si trovavano nella parte più interna del palazzo, e Kull era perplesso. Quella stanza era posta contro la solida roccia della montagna, sulla cui cima era stata costruita Camula. Come poteva trovarsi proprio in quel punto un passaggio segreto? «Monarto giura di aver sentito una specie di musica provenire dall'abisso tenebroso nel quale è precipitato Grogar, proprio mentre il pannello si stava richiudendo. Ah, eccolo là, con l'orecchio alla fessura! Ehi, Monarto!» Kull aggrottò la fronte, sentendosi a disagio. Il guerriero all'altra estremità della sala non si voltò al richiamo di Brull, né diede segno di essersi accorto del loro arrivo. Rimase appoggiato al pannello con una mano sull'elsa della spada che spuntava dalla fessura buia. Kull l'afferrò spazientito per la spalla. Appena toccato, Monarto abbandonò la sua posizione e scivolò sul pavimento di marmo. I suoi occhi spalancati e pieni d'orrore guardavano vacui verso di loro.
Dal petto gli spuntava un sottile pugnale dall'impugnatura d'oro. Automaticamente Kull si chinò ed estrasse la lama d'acciaio insanguinato dal corpo del cadavere ormai freddo. Brull imprecava come un pazzo. «Per Valka! Hanno ammazzato anche lui! Sono stato pazzo a lasciarlo solo! Il capo dei miei arcieri a cavallo e il mio miglior lanciatore di giavellotto ucciso! Troverò quel serpente che l'ha fatto! Vivo o morto lo troverò! Dovessi rivoltare ogni pietra di Camula! Per Valka! Metterò fuoco e fiamme questa dannata città e spegnerò il fuoco col sangue dei suoi cittadini!» Tre. Il demoniaco suonatore. La fessura tagliava la parete come una striscia d'ombra. Kull si chinò ad esaminarla. L'elsa della spada di Monarto sporgeva fuori, trattenuta fermamente dal peso della pietra scivolata al suo posto. «Guarda, Brull! Qualcuno deve aver colpito il tuo amico col pugnale attraverso questa apertura dal di dentro. La lama è abbastanza sottile da passarci attraverso. Cosa impossibile alla spada, più massiccia. Mi sto chiedendo cosa si nasconde dietro questa parete. Follia e morte! La morte di due bravi uomini che hanno vissuto, hanno combattuto e sono morti al servizio di Valusia!» «Grogar potrebbe essere ancora vivo», disse Kull. Cercò di spiare attraverso la fenditura senza riuscire a scorgere nulla. Le tenebre erano intense, quasi palpabili, e da quell'oscurità quasi materiale proveniva un lezzo orribilmente fetido, come da un ossario. Le tenebre pulsavano. Sembrava che fossero una cosa viva, senziente. Brull ruggiva bestemmie spaventose, ma Kull lo afferrò per la spalla e gli ordinò di far silenzio. Ambedue si chinarono, tendendo le orecchie all'apertura. Da dietro la parete proveniva una debole musica lontana, un sottile lamento acuto. Musica irreale e terrificante che si alzava e si abbassava in un eco di derisione demoniaca. Quale spettrale suonatore racquattato dietro il portale misterioso in quell'oscurità viva? Kull rabbrividì all'odioso motivo che sembrava volerlo spingere alla pazzia. C'era odio in quella musica, un folle odio irridente e una malvagità che superava i più osceni sogni umani. Tutto il veleno di migliaia d'anni di odio era condensato in quel motivo acuto. All'improvviso Kull rivolse un'altra occhiata alla faccia del cadavere che giaceva ai suoi piedi. Certo, quell'espressione marcata sui lineamenti irrigiditi, orrore, sorpresa e dolore erano presenti, ma i lineamenti del cadavere erano immobilizzati anche in un atteggiamento di ascolto. La musica demoniaca gli fece venire la pelle d'oca. Persino Brull era diventato pallido a sentire quel suono infernale che filtrava dalla fenditura buia. «Sarà questa la musica al cui suono danzano i morti sul lastrico scarlatto dell'inferno?» si chiese con un brivido. Kull si strinse nelle spalle e saggiò il muro di marmo venato di rosa. La parete non si mosse. Kull si appoggiò con le spalle e fece forza. Possenti cordoni muscolari si formarono e vibrarono come serpenti i bronzi sulla sua schiena e sul suo petto, sotto la veste di broccato. Era come spingere contro una muraglia di granito. Brull unì la sua forza al tentativo, ma senza risultato. Furibondo, Kull si strappò di dosso i vestiti, mettendo in mostra un torace che luccicava i raggi del sole come bronzo lucidato a olio. Afferrò l'elsa della spada di Monarto e cercò di far leva. Di nuovo non ottenne risultati. Poi cominciò a tastare la parete fino alla colonna più vicina, cercando la molla nascosta che Grogar doveva aver fatto scattare. All'improvviso udì un clic metallico soffocato dalla parete di pietra e un pannello scivolò di lato dolcemente, ruotando su pesanti cardini. Un abisso tenebroso gli si spalancò davanti, simile all'imboccatura di un pozzo infernale sorto da miti tenebrosi. Da quella bocca buia soffiava un alito umido e gelido, impregnato di un lezzo indescrivibile. E l'odiosa musica risuonò più intensa, più vicina, e la spettrale derisione che risuonava in quel motivo inumano destò un brivido gelido lungo la spina dorsale di Kull.
Tutto il suo essere si rivoltava all'orrida oscena gioia che traspariva in quel motivo diabolico. Brull incuneò un'anfora di bronzo nell'apertura, in modo che la porta segreta non potesse richiudersi. «Cosa facciamo, Kull? Vado a chiamare altri uomini?» Kull scosse la testa scompigliando la chioma nera. «Non c'è tempo, Brull. Ce ne stiamo qui a discutere e intanto Grogar starà affrontando... Neanche io so cosa!» Brull ebbe una smorfia da tigre, mettendo in risalto i denti candidi nel volto abbronzato. «Certo! E che bisogno c'è di altri? Noi due insieme, con la spada in pugno!» Kull annuì, sondando con occhi selvaggi le tenebre, e avanzò nel buio sconosciuto. «Andiamo!» 4. Nell'abisso tenebroso. Brull si fermò solo per prendere una torcia da un sostegno murale e accenderla alle braci di uno dei turiboli d'argento dondolanti dal soffitto. Poi si tuffò nell'imboccatura del passaggio tenebroso, tenendosi alle spalle di Kull. I due si trovarono su una stretta piattaforma di solida roccia. Sotto di loro un abisso buio sprofondava senza fine, come se dovesse raggiungere il cuore della terra. Dei giardini di pietra si snodavano a spirale nella gola di quell'abisso. Dalle sconosciute profondità soffiava un vento rumoroso che portava con sé, su ali invisibili, la musica orrenda. Il re e il barbaro cominciarono a scendere la spirale di gradini di pietra in silenzio e con cautela. La scalinata era antica, antica! Generazioni, secoli di piedi strascinati avevano consumato la pietra. Una muffa biancastra aderiva alla pietra umida e levigata, rendendo scivolosi i loro passi. E i due continuarono la discesa nelle tenebre, gradino dopo gradino, con cautela. E la torcia era un tremolante bagliore arancione che gettava davanti a loro una luce ingannatrice. Le ombre saltavano e danzavano sulla parete di ruvida roccia umida. Qua e là, scolpiti rozzamente nella parete, geroglifici mostruosi li guardavano malignamente. Vagamente blasfemi, spettralmente alieni, quei rilievi nella roccia apparivano indistinti, procurando loro brividi gelidi. Era come se la mano che aveva impugnato lo scalpello fosse altrettanto aliena e inumana della mente che aveva concepito quei simboli mostruosi. Brull si fermò a esaminare i segni intagliati nella roccia, avvicinando la torcia. Trattenne a stento un'imprecazione, brontolando sorpreso. «Guarda, Kull! Non riconosci queste incisioni?» Il re le esaminò, ma per lui erano solo un guazzabuglio sconosciuto. Scosse la testa. «Le ho già viste prima, o altre simili a queste!» «Lontano da qui, a Oriente, nelle vecchie città del serpente che si annidano in rovina fra i deserti di Camon. Sono i pentacoli di una stregoneria innominabile che ritenevo scomparsa da tempo dalla terra degli uomini. Ma invece sembra che un culto terribile che risale ai tempi antichi sia ancora vivo. È il culto di...» Si interruppe di colpo, perché Kull gli aveva afferrato il braccio in una stretta d'acciaio. Il re era teso e i suoi occhi emanavano fredde fiamme grigiastre mentre sondavano i tenebrosi abissi sottostanti. «Zitto! Cos'è stato?» L'ululato spettrale era salito di tono in una frenesia demoniaca, diventando uno stridore che si artigliava ai nervi come le unghie di un suonatore d'arpa al suo strumento. E più alto dell'ululato era risuonato un grido ultraterreno pervaso di terrore agghiacciante. «Valka!» boccheggiò Brull, e l'imprecazione era quasi una preghiera. I suoi occhi splendevano pallidi alla luce della torcia. Il grido si spense in un gorgoglio, come se fosse stato soffocato da una mano spietata. Seguì un silenzio mortale, mentre l'eco rotolava e rimbalzava nell'abisso in un torrente tumultuoso di risonanze. Quel suono aveva gelato loro il midollo delle ossa. Era l'ultimo urlo disperato di un'anima trascinata all'estrema soglia del terrore e della follia. Kull non aveva mai creduto che labbra umane potessero emettere una simile nota di angoscia e di paura infinita. La mascella gli si indurì.
La mano possente afferrò l'elsa della spada in una stretta furiosa che sbiancò le nocche delle dita. «Andiamo!» grugnì, scendendo i gradini coperti di muschio scivoloso. Cinque. La cosa sull'altare. I gradini di roccia terminarono in un pavimento di pietra umida, immerso nella gelida oscurità. Il lucore aranciato della torcia rivelò una duplice fila di colonne rozzamente sagomate che si perdevano nella caverna buia, facendola assomigliare all'ipostilo ammantato di tenebra di un tempio degli dei antichi. Spada in mano, i due percorsero in fretta quella specie di navata. Le colonne erano enormi, larghe decine di braccia. Volti mostruosi scolpiti a tutto tondo nella pietra li fissavano con smorfie orribili. Non erano volti umani, rifletté Kul sinistramente, ma non si fermò. Il colonnato si aprì infine in un ampio cerchio di massi posati per terra, al cui centro sorgeva un altare lucido e nero, un gigantesco cubo di ossidiana luccicante. Ai lati, in grandi braceri di bronzo, guizzavano due fiamme gemelle, azzurrognole, che ardevano nel buio come gli occhi di qualche inconcepibile animale gigantesco. Brull afferrò il braccio di Kul, soffocando un'esclamazione. Accasciato sui gradini dell'altare, nudo come un verme, un uomo suonava il flauto. La cacofonia diabolica della sua musica folle si innalzava a livelli insopportabili, colpendo il cervello come un martello imbottito, accanendosi contro la cittadella della ragione. Senza aprire le labbra, Kul emise un brontolio profondo quando il volto dell'uomo fu chiaramente visibile. Mentre il suono continuava sempre più acuto, il suonatore aveva buttato indietro la testa come in estasi. Era Taligaro il poeta. Taligaro, il poeta raffinato, languido, coccolato, le cui odi squisite erano la passione di tutta quella città di sognatori. Taligaro, l'elegantone vanitoso e infido, accosciato come un animale, nudo, imbrattato di sudore, che suonava come un baccante impazzito, strisciando davanti a un altare blasfemo. E poi, scivolando fra le colonne, giunsero gli altri adoratori, a gruppi di due o di tre. Indossavano manto e cappuccio di velluto scuro, ma al suono della musica frenetica buttarono via le vesti e si prostrarono davanti al cubo luccicante di vetro color dell'ebano. Erano nobili e gentiluomini di Camula, dame e cavalieri con cui Kul aveva banchettato e conversato durante la propria lunga e sonnolenta permanenza in quella città. Il grasso Ergon, barone della costa settentrionale che saltellava come un rospo, col ventre gelatinoso scosso da sussulti osceni, e Nargol, rampollo di una stirpe antica e onorata, che caprioleggiava nudo alla luce delle due fiamme di zaffiro. Proprio Nargol, così schizzinoso e aristocratico. Gli occhi di Kul lampeggiarono come quelli di una tigre nella giungla. Camula, sotto la maschera dorata di molle languore, era corrotta fino al suo cuore fetido. Una ragazza nuda irruppe nel cerchio di celebranti che saltavano grottescamente. Il corpo sottile e slanciato, proporzionato come quella di una statua, somigliava alla lama di una spada d'argento. I capelli sciolti le fluttuavano sulle spalle come una bandiera di seta nera. Gli occhi splendevano come carbonchi umidi. Cominciò a danzare davanti all'altare e Kul, osservandola, si sentì infiammare il sangue. Le braccia pallide tessevano reti incantate da adescamenti, la bocca rossa era morbida e invitante come un succoso frutto maturo. I seni virginali si sollevavano in un ansito di passione, come rose immacolate scosse dalla violenza di un vento tenebroso. Era Zareta, la danzatrice. Solo il giorno prima aveva danzato per Kul al banchetto del principe e ora ondeggiava con sacrilego abbandono davanti all'altare osceno di un orrendo dio demoniaco. Kul si sentì assalire dalla nausea. Fu allora che vide cosa c'era sul nero altare. I polsi e le caviglie imprigionati in ceppi di ferro, braccia e gambe spalancate, c'era Grogar.
Il suo corpo nudo luccicava come se fosse umido a causa di centinaia di piccoli tagli che lo macchiavano di punti rossastri da cui colava il sangue. Il volto era girato verso Kull. E quando il re fissò quegli occhi sbarrati e vacui, quella bocca dalla mascella cadente da cui colava bava, seppe da quali labbra fosse stato infine strappato dopo indicibili tormenti l'urlo tormentoso e disperato che aveva udito dalla scala. Il corpo nudo, chiazzato di sangue, mormorava parole senza senso, agitandosi lentamente sull'altare nero, come le anime dei dannati si contorcono sul lastrico rovente dell'inferno medesimo. Sei. La larva diabolica. Due occhi fiammeggiarono. Kull si irrigidì e gocce di sudore freddo gli si formarono sul petto nudo. In alto, sopra l'altare, splendevano due sfere di pallida fiamma verdastra che si muovevano. Lo strepitio folle del flauto diventò sempre più acuto e parve chiamare, invitare. I danzatori si lanciarono in una danza impazzita, scagliando le braccia in aria e la testa all'indietro. E la fiamma sottile che era Zareta si agitò con languore voluttuoso. Quella cerimonia sinistra stava raggiungendo l'acme. Lentamente, un segmento dopo l'altro, scendeva dall'alto una larva gigantesca, scivolando lungo la rozza pietra della colonna più alta. Emergeva da qualche sconosciuto crepaccio. L'avevano attirata fuori dalla sua tana la musica e i movimenti selvaggi dei celebranti. Un lumacone nero e luccicante, lungo una decina di metri, che scivolava come un rivolo di fango gelido. Due occhi piatti come dischi splendevano sopra le fauci spalancate che lasciavano gocciolare un icore immondo e fetido. Il mostro vide l'uomo scorticato e tremante sull'altare. Rabbrividendo fino al suo intimo, Kull si chiese quante migliaia di volte nell'età passate quell'incubo putrescente fosse strisciato dalla sua tana immonda fino all'altare nero per cibarsi. Non ebbe bisogno del mormorio impaurito di Brull per sapere cosa fosse. Gli antichi simboli scolpiti nelle pareti rocciose dell'abisso non gli erano apparsi familiari, ma persino nella lontana e selvaggia Atlantide aveva udito, appena sussurrato, quel nome orribile. Zogtu. Zogtu, colui che striscia nella notte, l'orrendo immortale dio larva, il cui culto era stato schiacciato col ferro e col fuoco dai primi Valusiani. Zogtu, la mostruosità terrificante, il cui nome era stato leggenda per 30.000 anni, era vivo nell'abisso tenebroso sotto Camula. Come un fiume fetido e oleoso, la larva diabolica si riversava in basso, incombendo sull'altare, con gli occhi lucenti fissi sul corpo del guerriero. E persino con la sua mente sconvolta, Grogar se ne accorse e seppe l'estremo orrore che sarebbe stata la sua fine. Emise un unico urlo terrificante da squarciare l'anima, un urlo che forse gli lacerò le corde vocali. Kull si avventò come una tigre inferocita. Dentro di lui si era risvegliato il selvaggio sanguinario. Una follia omicida gli scese addosso come una maledizione scarlatta, ottenebrandogli gli occhi fiammeggianti e costringendolo a emettere un ruggito di rabbia bestiale attraverso le labbra contratte. Con un unico balzo felino fu in mezzo ai celebranti, spazzando intorno a sé con la spada possente. Gli adoratori gli si lanciarono contro, ma l'acciaio del re lampeggiava a destra e a sinistra e gli uomini cadevano orrendamente mutilati. Kull balzò ai piedi dell'altare, dove Taligaro, con gli occhi iniettati di pazzia, lo fissava a bocca spalancata. L'acciaio gelido lampeggiò come un baleno e la sua fiamma glaciale si spense nel cuore corrotto del poeta. Il flauto demoniaco sfuggì alla presa delle dita ormai insensibili. Kull saltò sull'altare, ponendosi fra il guerriero inerme e la testa ondeggiante della larva diabolica. Gli occhi inumani gli restituirono lo sguardo, come abissi di fiamma color giada, ed egli guardò dentro di essi, oltre le nuvole ondeggianti di luce, profondamente, fin dentro l'anima stessa di Zogtu. E qui, nel profondo degli occhi della larva mostruosa,
Kull vide una cosa che lo riempì di terrore pazzo e primordiale, mai provato da un essere umano. La carne gli diventò insensibile sotto la sferza gelida di un vento furioso scaturito dalle profondità d'incubo dell'abisso, di un inferno cosmico al di là dello spazio e del tempo. Dentro gli occhi lucenti della larva mostruosa brillava un'orrida intelligenza, fredda e solitaria e torturata al di là di ogni concepibile tormento. Un amaro attacco di nausea colpì Kull. Una mente pensante, odiosamente cosciente, si nascondeva in quell'ammasso orrendo di fango gelatinoso. Che tormento peggiore di 10.000 inferni, racchiudere un cervello vivente nella fetida prigione di quell'essere spettrale. A una simile punizione eterna e immortale, gli dei superni potevano aver condannato soltanto uno di loro, macchiatosi di un crimine superiore a qualsiasi immaginazione. Kull colpì come un pazzo e l'acciaio sibilò e si aprì un varco attraverso quella gelatina inconsistente. Un grande getto di liquido nerastro e fetido si riversò sul pavimento di pietra. Ma Zog-Tu non lo sentì perché la carne tremolante non offriva resistenza al ferro. Colpo dopo colpo l'acciaio attraversava la larva diabolica senza provocarle danno. La malignità allo stato puro che brillava eterna in quegli occhi orribilmente intelligenti non aveva il minimo sussulto di dolore. Il corpo flaccido e luccicante si snodava sull'altare con le fauci prive di zanne, spalancate per afferrare la carne di Kull. Passo dopo passo il re era forzato a indietreggiare, finché le sue spalle nude sfiorarono la superficie rovente dell'alta urna di bronzo nella quale danzavano le fiamme azzurrine. Ancora un momento e il mostro gli sarebbe stato addosso. Kull sapeva di non potersi opporre alla sua avanzata strisciante. Nebrull poteva aiutarlo. Sentiva da qualche parte alle sue spalle i rumori della lotta con cui il guerriero teneva bada l'orda di adoratori impazziti. E Kull cercò disperatamente una via di uscita. VII. La morte azzurra. Zog-Tu fluiva verso di lui come un fiume lento di olio nerastro e improvvisamente negli occhi di Kull brillò un lampo di ispirazione. Il re roteò su di un fianco proprio mentre la larva diabolica colpiva come un cobra. Roteò e spinse con ambedue le mani l'urna di bronzo. Il braciere cadde dai sostegni e si riversò sul dorso dell'essere tenebroso. L'olio fuoriuscì dalla pesante urna, inzuppando le nere spire ondeggianti, e in un attimo anche la fiamma seguì la traccia luccicante dell'olio versato. Zog-Tu divenne una gigantesca torcia vivente. Una fiamma azzurra lo avvolse da un capo all'altro, una fiamma che bruciava e cauterizzava come migliaia di ferri da tortura arroventati. E adesso una sofferenza folle urlò dagli occhi lucenti della larva. Forse mai prima d'allora, nei secoli d'incubo della sua esistenza eterna, Zog-Tu aveva provato l'agonia pungente del tormento ad eccezione di quello, tutto interiore, della sua prigionia in un corpo orribile oltre ogni dire. Ora i grandi occhi lampeggiavano di rossa agonia sanguinosa e le mascelle prive di lingua e di zanne si erano spalancate in un urlo senza suono. L'olio era penetrato profondamente nella carne spugnosa. In un attimo la larva era diventata un ammasso di liquido in fiamme che inondava l'altare formando un lago putrido di fango ardente. Kull balzò a fianco di Brull, che riprendeva fiato, in mezzo ai corpi ammonticchiati e coperti di sangue degli adoratori uccisi. «Non c'è più niente da fare per Grogar! Un pugnale lanciato da quel cane di Nargol contro di me ha fallito il bersaglio ed è andato a conficcarsi nella gola di quel poveretto!» «Valga, accolga la sua anima, Brull! Forse è meglio così! Sarebbe stato preda della pazzia fino alla fine dei suoi giorni! Meglio una morte pulita, causata da una pulita lama d'acciaio!» «Sì, una morte da guerriero!» Kull indicò la scalinata lontana. «Cerchiamo di uscire da questo abisso maledetto prima di andare arrosto!» Mentre saliva i gradini a chiocciola, aveva nella mente ciò che aveva visto negli occhi morenti di Zog-Tu, un attimo prima che la larva mostruosa si disintegrasse in un lago di fango ardente.
Forse la tormentata, cupa intelligenza, che era vissuta per intere epoche geologiche, dietro a quegli occhi luccicanti, all'interno di quel putrido corpo di larva, forse gli aveva indirizzato un fermo, ultimo sguardo di patetica gratitudine, perché egli l'aveva liberata da quell'oscena prigione. Forse era grata di averla affidata alla notte eterna della morte. Forse. Sopra di loro, attraverso la porta, tuttora parzialmente aperta, proveniva invitante l'aria fresca del mondo esterno e la splendente luce del sole che inondava un mondo dove, certamente, orrori simili non potevano vivere. Fine. La locanda della tormenta è stata lieta di presentare Kul di Valusia, l'abisso tenebroso. Grazie per l'ascolto.